Ovi loco, ovi. Beh. Batten. Come sarebbe? Sarebbe che è stato ritardo e gli è morto. Ma che ci posso fare? Che ci posso fare? Che ci posso fare? Batten, avevamo in galera sta povera cristiana. Io? Sì. Ma come potete pensare pensato, una cosa simile? Ho pensato, ho via mio marito, imparate. Potete entrare. Grazie, signore, grazie. Vieni, vieni. Sedete. Professore, mi dovete perdonare tanto fastidio, ma io le sigarette a voi ve le do sempre fresche fresche, quelle appena arrivate. E così ho detto, il professore riconosce la preferenza e me la fa pure a me. Sicuro? E il commercio, come va? Ringraziamo a Dio. Beh, di che si tratta? Né, Carmenia, tu sei l'uomo, tu devi parlare. Tieni soggezione. Il medico è come il confessore. Professore, io... Insomma, da quando ci siamo sposati è stata una continuazione. Per carità, ma che si fosse allentata, diciamo, questa corrente. Sette figlie, professore, io sto ancora in periodo di allattamento. Non è colpa mia, professore. La buona volontà ci sta. Come no? Per amore ci siamo sposati. Si capisce che ci stava la buona volontà. E se andiamo avanti così, chi li mantiene a questi sette figli? Lui è disoccupato, sono io che devo provvedere a tutto, professore mio. Ti capisco, tua moglie ha ragione. Sicuro, ma io pure tengo ragione. Ma non siamo bestie. Certo, tua moglie è bella, vi volete bene, capisco come... Però, figlio mio, ti dovresti controllare. Ma non è il desiderio che mi manca. Il desiderio lo tengo. E te lo fai passare. Dunque, voi non volete più figli. Ma no, tutto al contrario, professore, tutto al contrario. Chiste, non funziona più. Non me. Il desiderio ci sarebbe. Scusate, ma io non capisco. Ma voi che volete? Nato figlio. Con saluto. Allora sei venuta per fare visitare tuo marito? Sì, signor. E andiamo, va. Vieni, vieni. Vieni. Siediti qua. Levati la giacca. Il desiderio ci sta. Eppure io tengo desideri, dottor. Accavalla la gamba. Eppure la gamba reagisce, si muove. E che me ne fotte se muove la gamba, dottor? C'è un poco di anemia. Vediamo la pressione adesso. Tuo marito non ha niente. È solamente molto stanco. È molto denutrito, figlia mia. È grave, professore. Ma che? Aspetta. Non c'è nessuna preoccupazione. Si tratta di una cosa da niente. Ottanta di pressione. Ottanta? Ah, bene.